Cari amiche di Country Mami, buongiorno. Mancano pochi giorni a Natale e oggi voglio presentarvi e realizzare con voi un progetto che mi piace tantissimo e che sono sicura piacerà anche a voi. Perché oggi andremo a realizzare insieme una bellissima, ma se dico bellissima è bellissima, borsa portapanettoni. Ora, è un progetto duplice perché io vi faccio realizzare una borsa che già di per sé è una borsa. Quindi voi non la decorate per Natale o la decorate in altro modo e avrete una borsa da poter sfoggiare quando volete. Se invece fate come me e la decorate in stile natalizio, avrete invece un bellissimo portapanettoni, che non è il solito portapanettoni, ma è qualcosa di veramente originale. Il cartamodello sembra complicato, ma non è. Se lo volete, me lo chiedete per poter realizzare la borsa. Un messaggio WhatsApp sul numero che trovate sulla pagina Facebook Country Mami. Di cosa avete bisogno per realizzare questa borsa? Del tessuto. Nel mio caso ho scelto un tessuto con fondo blu e natalizio. Ho voluto fare proprio una cosa diversa. Chiaramente, nel mio caso farò un portapanettone, anche se io la metterei anche per uscire, vi devo dire la verità, nel periodo natalizio. Quindi questo tessuto blu, un'imbottitura doppia tipo bosal, perché la nostra borsa deve essere consistente, ci dobbiamo mettere dentro il panettone, i biscotti oppure utilizzarla come borsa per noi, quindi deve essere consistente. E poi abbiamo bisogno invece di un tessuto per l'interno della borsa, per fare la fodera della borsa. Io l'ho già cucita la fodera della borsa, così facciamo un po' più velocemente. Ho poi appoggiato il cartamodello sulla stoffa dell'esterno, che ho a sua volta appoggiato sul bosal, che è termoadesivo da un lato, per cui ho reso termoadesivo tutto il tessuto. Ok? Quindi, lavorando sempre al solito modo, facendo aderire il tessuto per l'esterno sul bosal della parte che è termoadesiva col ferro da stiro, ho fermato la stoffa, ho tracciato il cartamodello e l'ho ritagliata a misura. Dopodiché sono passata a fare le applicazioni. Come vedete, da un lato e dall'altro della nostra borsa, noi avremo delle applicazioni a tema natalizio. Qui ho disegnato un bellissimo, dico disegnato perché è come un disegnare con la stoffa, l'appliqué, no? Quindi da qui ho realizzato un pupazzo di neve e da quest'altro lato invece una bellissima stella con la scritta Joy. Anche per questo, se desiderate il cartamodello, potete chiedermelo. Bene, per le applicazioni usate la carta termoadesiva viola, mi raccomando, perché la carta termoadesiva viola vi permette poi di andare sotto macchina o anche a mano e fare il punto festone tutto intorno per bloccare l'applicazione. Noi adesso che poi ho costruito due manici, chiaramente, ho costruito anche due terminali che ci serviranno, poi vedrete all'interno della borsa. Anche di questo sul cartamodello troverete tutte le misure. Adesso che cosa andiamo a fare? Come ho fatto per la fodera interna, io vado a cucire l'esterno della borsa. Quindi vado sotto macchina, adesso mi punterò tutti quanti, anzi, venite da questa parte, ve lo faccio vedere dall'alto così ci capiamo meglio. Come vedete, il nostro cartamodello ha quasi la forma di una farfalla. Ho fatto una borsa veramente particolare questa volta. Allora, una volta tagliato, messa l'imbottitura sotto, fatto aderire, tagliato esattamente, fatto l'applicazione, io mi sono fermata già anche i manici nella posizione in cui devono andare, andiamo ad unire i lati tra loro in questo modo qui. Io ci punto le pinzette in questo modo, perché adesso poi andrò sotto macchina da cucire e cucirò tutti i lati. Quindi mi fermerò questo, mi fermerò questo, mi fermerò questo e cucirò tutta la borsa. Ok? Faccio questo lavoro e ci vediamo.
Ecco qui, vedete? Ho fatto praticamente quattro cuciture. La bellezza di questa borsa, che pur avendo una forma molto particolare, dopo vedrete, per come ho creato il cartamodello, dovrete fare solo quattro cuciture e sarà tutto a posto. Questo è il davanti della nostra borsa, questo è il dietro. Adesso poi ho posizionato, come vedete, i manici. Ho preso la metà. Ho preso la misura uguale da qui a qui, a metà, ho posizionato i manici. La stessa cosa l'ho fatto dall'altro lato. Poi, da questo lato, io non lo so come si chiamano questo, ma ho messo questi gancetti. Sempre adesso li andrò a cucire insieme alla fodera. Da un lato e dall'altro c'è invece il moschettone, ok? Ora cosa facciamo? Dritto contro dritto, quindi mettiamo la fodera fuori, oppure diciamo mettiamo la borsa dentro. Sulla fodera sono andata a crearmi un pochino di rinforzo e ho messo poi il bottoncino che ci servirà automatico, è l'automatico che ci servirà poi per chiudere la borsa davanti. Ok? Ecco qui, adesso questo va dentro. Adesso con molta pazienza e con le pinzette vado a sistemare tutto il contorno qui della fodera e della borsa e poi vado sotto macchina per cucire e lo chiudo tutto perché ho lasciato nella fodera un'apertura per poter risvoltare, ok? Faccio questo lavoro e ci rivediamo. Ecco qui, allora ho fatto le cuciture, ho messo la fodera dentro alla parte esterna e la borsa aperta si presenta in questo modo. Adesso poi vi faccio vedere, ho anche fatto un po' di neve, ho dato le ombreggiature, ho messo un campanellino perché mi piace. Ecco, adesso moschettone lo andiamo a chiudere qui al centro. Ok, in questo modo vedete, e poi chiudiamo col suo bottone a pressione. Diamo un attimo una sistemata ed ecco qui la nostra borsa porta panettone. Il retro e il davanti. Potete tranquillamente indossarla anche come una borsa normale, ma come porta panettone, come porta dolciumi per Natale, è veramente molto bella. Avete visto, siamo partiti da un cartamodello unico perché è formato da quadrati, da triangoli, ma io ho fatto in modo che fosse unico e da quell'unico cartamodello con 4-5 cuciture siamo riusciti a realizzare una borsa veramente molto molto carina. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che realizzerete tanti dolcetti e tanti panettoni da mettere nelle vostre borse oppure spero di vedervi al centro commerciale con la vostra borsetta chicchissima. Bene, grazie per essere stati in mia compagnia oggi per questo tutorial. Ci vediamo prossima settimana con un nuovo tutorial e intanto vi rinnovo l'invito a far scrivere i vostri amici al mio canale YouTube Country Mami, di lasciare tanti like. Se volete contattarmi dalla pagina Facebook Country Mami trovate il numero WhatsApp per ogni informazione oppure scrivetemi sotto il video e mi raccomando condividete tra i vostri amici, condividete insomma sui vostri social in modo da aiutarmi a farmi conoscere sempre di più. Bene, vi saluto con il mio pupazzo di neve e ci vediamo prestissimo. Ciao!